Io sono sempre, cioè, trovo un po' stravagante che si facciano, lo fanno tutti, anche alle iniziative elettorali, no? Ti guardano e dicono, vabbè, ma come sarà il prossimo governo? Dico, cosa vuoi che ne sappia io? Cioè, io sono di vecchia scuola, quindi le campagne elettorali si fanno per vincere e quindi no, cioè non per dire sì, prendiamo tot perché poi ci mettiamo d'accordo con quell'altro. No, cioè una campagna elettorale si fa per vincere e per fare un governo che derivi dalle idee di programma che abbiamo messo, che ciascuno mette in campo. Io non so, certamente la legge elettorale, questa legge elettorale non favorisce una stabilità, questo è un dato di fatto. Ci si chiede perché l'abbiamo data, vabbè, ma questi insomma sono altri discorsi. Però ovviamente io mi auguro che sia un governo il più aperto possibile, sia un governo che prosegue nell'operazione, nell'opera iniziata con i governi di questi 5 anni. Questo è il mio auspicio, come ovvio. L'altro giorno c'è stato Paolo Gentiloni a Milano e io sono una persona che trovo sia stato veramente bravissimo a fare il Presidente del Consiglio, quindi diciamo per quel che mi riguarda la mia linea è abbastanza chiara. Ecco, poi ovviamente decidono gli elettori e sulla base di quello che decidono gli elettori poi si fanno i governi, mica si può fare tanto diversamente. Quindi questo vedremo. Invece sulla proposta, fra l'altro io lo so che poi tutti dicono, ma sti programmi, ecco, io vorrei fare una proposta ufficiale, e cioè che di programmi si parli prima della campagna elettorale, perché poi tanto in campagna elettorale ognuno dice quello che vuole, no? E nessuno crede a nessuno. Quindi il miglior modo per fare i programmi è verificare quello che si è fatto, intanto. Questo sarebbe già molto perché ho scoperto, ho avuto la conferma in tanti posti che non si sa proprio quello che ha fatto questo governo ed è, insomma, io sono una che ha fatto il testamento biologico, la legge sul testamento biologico sta attesissima da anni, sono tante persone che non sanno neanche che è stata approvata, la legge sull'autismo non si sa che è stata approvata, cioè cose che sono anche vagamente rivoluzionarie per questo paese, perché ci consentono di aprire il dopo di noi. Io vorrei fare anche un prima di noi, ma insomma questo bisognerà ragionarci sulla non autosufficienza, la cronicità. Si potrebbe anche cominciare, no? Ad avere un fondo personale che poi diventa un trust che serve a sostenere la persona, ma tutte cose che vanno pensate e vanno messe a posto bene. Invece insomma, la proposta, tanto io condivido completamente lo scenario, cioè il mondo non è solo quello virtuale. Nella mia vita mi sono occupata molto di spettacolo dal vivo e devo dire, molto di teatro in particolare, e devo dire che niente, nessun video, nessun YouTube, niente vale quell'empatia diretta, che si stabilisce fra l'attore e lo spettatore, che sei lì, lo vedi in carne e ossa, è quello sguardo, è quel corpo, è quella postura. Insomma, una volta hanno fatto Fahrenheit al Piccolo Teatro e alla fine sapete che arrivano quelli che imparano memoria e libri, no? Per tramandarli, per fare in modo che non si perdano in questa società che brucia i libri, no? E sono stati meravigliosi quelli del piccolo perché di fianco a me avevano messo la Costituzione, ma io non lo sapevo. E quindi alla fine si è alzato questo attore, col quale io ho chiacchierato tutta la sera, di tutt'altro, no, nell'intervallo, si è alzato ed è andato a diventare la memoria, la trasmissione. È stato un momento meraviglioso, no? Ma quello, ma qual è la virtualità che mi dà questa gioia del contatto diretto, no? Allora io penso anch'io che su questo si debba lavorare tantissimo e si possa lavorare anche per alcuni elementi di cui oggi non è il caso di parlare, ma lo voglio solo citare perché insomma, sto lavorando molto su quello e sulle malattie neurodegenerative, penso all'Alzheimer. Finché non c'è il farmaco, cioè uno può fare la diagnosi precoce, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa vera, scientificamente provata, è che la persona con l'Alzheimer migliora se sta in un ambiente sociale.
se si relaziona con gli altri. Non ha più la memoria, non ha più il sé, non si ricorda più, però continua a essere persona. E questo secondo me, cioè, vuol dire che non le devi chiudere in casa, non devi buttare via la chiave, no? Ecco, il tema del non buttare via la chiave è il tema del nostro tempo, anche per le persone che hanno una dipendenza, perché noi tendiamo a, no? Cioè, beh, se sta più lontano perché ci dà fastidio, no? Poi ci rompe Assolutamente. anche le scatole, magari ci chiede anche i soldi. Cioè diventa una cosa, no? Molto, molto pesante, no? E se l'altro è fastidioso anche, no? Lo diceva bene il cardinale Martini nelle sue meditazioni verso Gerusalemme, diceva, guardate che l'altro, cioè non è che noi lo amiamo a prescindere, no? Anzi, l'altro ci dà pure Anzi. fastidio, no? Perché ci costringe a guardare anche noi stessi, no? E quindi è una bella impresa quella di rapportarsi con l'altro, ma quando ci riusciamo è una cosa meravigliosa, no? È la cosa più bella che un essere umano possa fare. Ludoteche per adulti, guarda, ci sono i caffè Alzheimer, per esempio, eh? Gli Alzheimer caffè in alcune parti d'Italia, ma perché non devono esserci le ludoteche per adulti? Perché dobbiamo aspettare sempre all'italiana di essere all'estremo, no? Per fare qualcosa? Ma creiamo momenti di socialità. La troverei una cosa davvero molto bella, che non siano quelle sale bingo che sono un filino tristi, devo dire, ecco, un po' così, fanno anche un po' di angoscia, no? Però evidentemente c'è una voglia di stare insieme, no? E perché non provarci? Questo è uno dei punti, secondo me, che si possono mettere. Si discute molto a quel punto, deve saperlo, professore, perché si scatenerà l'ira di Dio, ovviamente, e però. Io penso che sia giusto provare a sperimentare anche strade nuove e poi veramente è vero che è difficile stabilire un limite sul gioco, però beh, a parte che adesso ormai alcune slot ce l'hanno, no? Cioè è possibile diciamo, segnalare il momento limite. Io continuo a pensare che sperimentare da qualche parte una carta del giocatore che dia un limite, cioè una piccola, come fosse una carta di credito, no? Decidi a 100 euro, benissimo, tu in quel mese lì più di 100 euro non puoi spendere. Cioè se questo può servire a diminuire la compulsività, ma perché no? Poi ci sono invece i casi patologici, quelli insomma di altra natura, che sono appunto molto più patologici che non la compulsività. E lì poi ci sono patologie psichiatriche serie, ecco, ma e a quel punto però diventa tutta un'altra storia. Non buttiamo via l'elemento del gioco e non facciamo finta, ecco, che non ci sia nell'animo umano questo elemento e però contemporaneamente stiamo un pochino più attenti al rischio complessivo, perché c'è la vertigine del rischio, che è anche una cosa positiva, insomma, no? Fa sentire vivi, e invece poi c'è quel rischio sociale che emargina È invece un'altra di far cosa. crescere la persona.